Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi si pulla su Ace. Come ben sapete sono uscite le nuove Feod, la stage numero 5, che hanno introdotto l'arma LD e arma Burst del nostro amico Ace da parte di Type Zero. Un'entrata in scena abbastanza rumorosa la sua, perché era stato data mainato inizialmente, poi rimosso con i dati di Sera e infine invece il cambio di direzione giusto per dare un po' di movimento a quello che è stato il data mining in JP e hanno reinserito Ace. Bomba della settimana, possibilmente fine mese con Vayne, ma ormai non ho più certezze a questo gioco, dato che comunque i dati vengono cambiati e rimossi in successione. Però vi do comunque la notizia, perché nell'eventualità ci fosse qualcuno che magari è interessato a Vayne e giochi al JP così un pochettino per cazzeggio, mettiamola così, possa effettivamente risparmiare o comunque tenere d'occhio questa parte finale del mese. Ovviamente classico video pool, dato che comunque stasera in live ci vedremo per fare le feud, ma avremo anche un ospite che mi ha concesso la possibilità di streamare i suoi pool, quindi sarà ospite ovviamente sul mio Discord e anche sul mio canale Twitch, ovvero il mio canale Viola, e quindi avremo la possibilità stasera di vedere le sue pool in diretta sul mio canale e poi successivamente andrà ad affrontare le Feod insieme. Feod che sono uscite, sono già state anche tradotte le condizioni e tutto, quindi stasera ne potremmo parlare come Dio comanda. E inoltre, insieme ad Ace, notizia del giorno, è stato reintrodotto Barz con la sua Burst Plus. Barz con la sua Burst Plus che diventa veramente forte. Ha due lingotti addirittura da party enchant di tipo aura e imperil vento, e imperil vento in aura. Quindi lui praticamente con la burst Barz permette di avere tutto il team vento senza infliggere imperil e senza dover rinnovare enchant. Quindi una sorta di macchina continua. E sta cosa mi ha veramente fatto, mi ha fatto un attimo tentennare sul fare Ace Viola, o sul, per meglio dire, per fare Ace Verde. Quindi sono adesso indeciso se addirittura fare Barz Verde, dato la sua utilità come personaggio, diciamo, in campo, che è praticamente un enchant e un imperil senza bisogno di fare nulla, cioè stando semplicemente in campo, quindi veramente un vantaggio enorme rispetto comunque a quello che può essere anche Ace fondamentalmente. Però valuterò la situazione e vedrò poi effettivamente che cosa fare. Detto questo, direi che ci possiamo spostare sul lato pull e iniziare la nostra pullata per quanto riguarda Ace, dato che abbiamo le multi free, i ticket e anche i token burst a disposizione. Eccoci qua nei nostri banner. Ace come primo banner con free ticket che mi sono conservato da ieri e free multi disponibile a partire da oggi. Barz sempre ovviamente con la free multi, la prima free multi a disposizione. LD rerun sia di Barz che di Faris nello stesso banner, nel primo, e nel secondo invece rerun dell'LD di Kimari ed LD di Ace. A me sinceramente mi va bene la cosa, perché mi manca sia l'LD di Faris in realtà e mi manca anche l'LD di Ace, quindi tecnicamente potrei pullare sui entrambi banner, ma qui oltre la free credo di non fare altro, perché Barz ho già il suo kit completo, quindi ho sia la Burst, sia la sua arma LD, mentre invece di Ace non ho praticamente nulla. Quindi va bene, direi che facciamo prima la multi su Barz, vediamo cosa ci darà il nostro crucco di fiducia. Bene, una orbo dorata. Se fosse l'LD di Faris sarei già contento, che vado praticamente a coprire le spese del vado a coprire le spese del banner e non devo spendere altro. Però vedo troppe grigie, non le ho neanche contate. LD di Barz, ex di Barz, ovviamente, cosa che non mi interessava. Beh,
sono contento per l'LD di Barz, perché poteva essere carino qualora non lo avessi, e quindi magari avrei avuto la possibilità di utilizzare Barz, però va bene così. Allora, free ticket subito, così ce lo togliamo di mezzo. L'avevo tenuto da ieri, però ehi, spero, un buon segno. Il suo banner, easy. E poi uno. Vediamo se Ace mi farà il regalo. Una orbo dorata, però nessun Loa di più strano. Quindi se mi esce l'LD dalla free, potrei prendere subito la BT dal token shop e risparmiare tutto in attesa di fine mese. Sarebbe una cosa ottima. Però sì, grandissimo, LD dalla free. Bene, benissimo. Va bene, ok, va bene. E allora a questo punto, dato che abbiamo preso l'LD dalla free, era assolutamente quello che mi interessava, così tutto quello che abbiamo adesso andrà su Zac, ovvero come ticket, e poi anche su Quistis, qualora ovviamente ce ne sia l'occasione. Quindi andiamo su Ace e ci prendiamo la sua BT. Ecco qua, abbiamo speso finalmente sti token. Ho gli altri che posso prendere, fortunatamente, che ho accumulato, quindi dovrei essere già a un buon punto per quanto riguarda l'accumulo degli altri token burst. Quindi per fine mese, qualora dovesse esserci Vayne, vado full di gemme che riuscirò a ricaricare entro quel periodo, e poi successivamente Zac, LD o i ticket a disposizione, e quindi direi che va bene così. Detto questo, io vi aspetto stasera, spero di farvi divertire anche con il mio ospite, con le pool, dato che è un ragazzo abbastanza simpatico. Detto ciò, vi saluto e vi ringrazio ancora una volta per la visualizzazione, e noi ci becchiamo alla prossima e a stasera. Bye bye!